È stato il primo romanzo pubblicato dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Anche se, anche per questo non furono risparmiate critiche pesanti, ma anche per questo vendette un sacco di copie. Gabriel García Márquez, L'amore ai tempi del colera, uscì nel 1985 e in Italia è pubblicata da Mondadori. Márquez è un autore colombiano, nato nel 1927 e morto nel 2014. Questo suo è un romanzo popolare, le cui pagine scorrono senza inciampi. Le ricordo con piacere, a dispetto delle critiche che proprio per questo, per la sua semplicità, in qualche modo gli furono mosse. Sulla facciata è la storia d'amore fra Fermina D'Azza e Florentino Rizza, ma dietro è il ricordo struggente di un mondo che si è perso, che i due provano a ritrovare nel viaggio finale, ma che appunto non esiste più. Da ragazzi si amano, ma lui è un poeta spiantato, sicché il padre di lei si oppone al matrimonio, puntando invece a uno che elevi socialmente la figlia e la famiglia. Così la porta via, lontano, in modo che si dimentichi, e i due ragazzi non smettono però di parlarsi, complici i telegrafisti lungo tutto il percorso del lungo viaggio. Fatto è che quando Fermina torna e casualmente incontra Florentino, ci ripensa, lo aveva tanto amato e invece poi non la convince più, e di lì a poco, siccome sospettano che si sia ammalata di colera, chiamano un medico che diventerà suo marito. Florentino ne prende atto, si chiude in se stesso, ma non desiste. Si propone di far carriera e soldi per poter un giorno aspirare alla mano dell'amata. Alla morte del marito, che Fermina non amava, ma a cui si era abituata, Florentino si ripresenta e ricomincia il corteggiamento. Lei inizialmente rifiuta, poi cede. Così partono per una crociera sul fiume, che nel frattempo non è più quello della loro gioventù. 53 anni prima, come Florentino ricorda, avendo memorizzato anni, mesi, giorni e, aggiunge lui, notti di distanza da quando si erano innamorati. È inquinato il fiume, non ci sono più gli animali di un tempo e sulle sponde si diffonde il colera. Loro sono nella loro cabina di lusso, assieme per la prima volta provano il sesso, entrambe avendo superato la settantina. Hanno conquistato il loro tempo o contabilizzano quello che è stato perso? Ciascun lettore potrà scegliere fra queste due, come naturalmente fra altre ancora possibilità. Gabriel García Márquez, L'amore ai tempi del colera, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.